Quel che è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Quel che è giusto. Avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Qualche idea su dove siano i banditi? Io fabbrico archi. Non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. È pieno di alberi. Perché ti serve proprio questo tipo di legname? Sto lavorando a un nuovo tipo di arco. Più flessibile, più resistente e dalla gittata più lunga. Ma mi serve un tipo di legno particolare che cresce sulle montagne. Mi occuperò dei banditi. Vedi di farlo. E in fretta. Mi occuperò dei banditi e ti porterò il legname che ti serve il prima possibile. Abbi pazienza. Non ci vorrà molto. Se sapessi quante scuse mi ha propinato Marco, di certo non diresti così. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per me. Recupera il mio legname. Dai! Forza! È qui che è avvenuta l'imboscata. Darò un'occhiata in giro. Ma quante impronte! Un gruppo è andato verso ovest. Il carro è stato svuotato e poi abbandonato. Il ladro non può essersi allontanato molto con un tale carico. Colpito alla schiena mentre fuggiva. Saranno stati i banditi. Quello deve essere l'accampamento dei banditi. Devo farmi sentire. Quando ti troverò, smetterai di fischiare. Oh. Oh.
Chi ha fatto quel rumore? Basta fischiare, cazzo! Prenderò un po' di legname come prova. La vecchiaccia non si fiderà della mia parola. Andiamo. Oh, guarda, il possente guerriero di Marco. Non dirmi che hai già fatto quello che ti ho chiesto. Ho rintracciato i banditi e li ho spediti nell'Ade. Presto il tuo legname arriverà in città. E ti aspetti che creda alla parola di un mercenario? Non mi aspettavo che mi credessi, perciò ecco qui. Ecco la tua prova. Un campione di quel legno speciale che ti serve tanto. Sarà meglio che i tuoi archi siano degni di Apollo, per tutti i problemi che mi hai creato. Per gli dèi. Sei sicuro di lavorare per Marco? Non ha mai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Lavoro per lui, ma non ci assomigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora tieni la tua paga, non dare nulla a Marco.
Piripole, piripole, che teletarca. Potente Cefalo, ti supplico, mandaci un campione, un guerriero degno della tua grande lancia. Aiuta la tua sacerdotessa nel momento del bisogno. Cercavi me? Oh, Alexios, mi hai spaventata. Perché stai cercando un campione? Cerco qualcuno degno di vincere la lancia di Cefalo. Ho decifrato alcune delle iscrizioni del santuario. Dicono che la lancia è stata nascosta nelle grotte sotto Cefalonia quando il tempio è stato costruito. Puoi recuperarla per me, vero? Ti ricompenserò. Se la lancia è nelle grotte, io la troverò. Beh, forse è stato proprio Cefalo a mandarti. Cefalo aveva una lancia. Alexios, di certo avrai sentito questa storia da piccolo. Non avevo molto tempo per le storie. In effetti forse non è così. Ma sai che Cefalo ha fondato Cefalonia e ha dato vita alla stirpe di Ulisse. La sua lancia era un dono degli dèi. Si diceva che non mancasse mai il bersaglio. L'avrà nascosta nelle grotte dopo averla usata per uccidere sua moglie. Ha tirato una lancia infallibile verso sua moglie. Era a caccia e ha sentito un rumore tra i cespugli. Pensava fosse un cervo. Che storia triste. Sembra pericolosa. Beh, solo se la lanci contro qualcuno. Allora, dov'è la lancia? A quanto pare è nascosta nelle grotte sotto Cefalonia. C'è un ingresso a nord di qui. Forse puoi cominciare a cercare da lì? Dovrei sapere di più. Hai poca fede negli dèi. Se Cefalo vuoi... Vedrò cosa posso fare. Oh, grazie. Devo nascondermi se non voglio combattere. Ma che... chi è che fischia? Thank you.
Alexios, sei tornato per parlare della lancia? Sì. Oh, bene. Dimmi, l'hai trovata? Considerala una donazione al Tempio. Cosa? Niente ricompensa? Oh, Alexios, sono in debito. Se il mio Tempio potrà mai aiutare te o chiunque altro, torna a trovarmi. Non lo dimenticherò. Grazie a chi promeria una dexu tingemimon prosperas e che parume tueleusu via tintuifi.